Avevo una Rolls Royce del 1934, è una Phantom 2, una bellissima automobile. E accompagnai una ragazza che faceva la modella, l'accompagnai a fare un servizio di pubblicità per la BBC a Johannesburg. Quando arrivai lì, il tema di questa pubblicità era basato sui gangster degli anni 33-34. Così il regista si avvicinò e mi disse: mi hanno detto che quella è la tua automobile, dice, la possiamo usare? Dico: no, non puoi usarla. Dico: Rolls Royce è stata. Dice: ma dice, non la guidiamo noi, la guidi tu. Dice: non vuoi una parte? Dice: ha fatto male? Dico: no, non l'ho fatto male. Allora sai, mi danno un vestito bianco, camicia nera, una cosa all'altra, mi danno un Tommy Gun. Dice: sai usare le armi? Dico: sì, le armi le so usare. E mi diedero questa parte e mi pagarono più per la macchina che per me. E cominciai così, ci presi un po' il gusto. Dopodiché alcuni registi e produttori locali vennero a sapere che avevo fatto questo lavoro e allora mi cominciarono a chiamare, a fare qualche particina. E poi, ma non è stato mai un lavoro che mi ha affascinato. Sono stato a Hollywood, ho incontrato degli attori simpatici, però non era, non so, era per me era un mestiere un po' umiliante. Mi ricordo che una donna mi chiamò Blossom, Bocciuolo, come Bocciuolo, insomma, lo trovai offensivo, che hanno tutti questi nomignoli, sa, per accattivarsi, che non sanno chi sei. Io ero in Germania e facevo la parte di un siciliano. Poi mi ricordo in America, feci un film con Don Amici, a me che è scritto. A quei tempi gli italiani cambiavano il nome in anglosassone perché si vergognavano di essere italiani, che dicevano: per fortuna ci sono i neri, se no noi eravamo in fondo alla scala sociale. Invece oggi è cambiato. Oggi infatti un attore che era John Ribisi ha cambiato il nome, si chiama Giovanni. Adesso c'è seconda e terza generazione, l'italiano si è elevato socialmente, ma i primi come Ernest Borgnine, che io ho conosciuto, stavo a casa sua, lui si chiamava Ernesto Borgnino e veniva da Carpi, ma la prima cosa che ha fatto ha cambiato il nome. E mi ricordo che mi misero davanti un pacchetto di cocaina. Io le droghe non le avevo mai prese. Sì, ho preso le droghe, me le hanno date quando ero stato ferito. Io gli dissi al production manager, dico: guarda, io che cos'è? Mi disse: questa è la tua porzione. Dico: no, io non la uso. Beh, è la tua, fai quello che vuoi. Si avvicina un assistente di un attore famoso, un attore che voi tutti conoscete, dice: vogliamo comprare la tua cocaina. Io ho fatto, dico: no, vendo la cocaina, prendila. La storia è così, che questo pacchetto di cocaina è andato a questo attore, il giorno dopo l'attore è sparito dalla circolazione. L'hanno ritrovato in una strada a sei corsie, completamente nudo, con una roccia in mano. Questo ti dimostra l'effetto che può fare la droga. E poi è un ambiente dove tu devi baciare e sedere a tutti quanti. E non era per me, insomma. Io non ho fatto mai l'attore, non ho mai studiato. Ho fatto sempre Tullio Moneta. Ho fatto anche nel teatro un play di Ayn Rand. E poi ho fatto molta televisione, una cosa, ma lo facevo perché mi divertivo, ma non era la mia vocazione. Mia vocazione era l'avventura, era la guerriglia.
fatto dell'oca selvaggia ho fatto solo una particina secondaria verso la fine, ma ero assistente a Mike Ho. Mike Ho era il consulente tecnico e lui mi chiamò per dargli una mano, ma nessuno mi ha dato ascolto. Io vedevo delle scene filmate che erano, dal punto di vista militare, erano sbagliate. Cioè, tu non fai un accampamento in una valle, è un suicidio. Ma nel cinema queste cose non funzionano. E poi mi diceva, i soldati che attaccano non sono uno vicino all'altro, perché una raffica di mitra ne ammazza 5 o 6. E quando i soldati attaccano devono stare 5 metri di distanza uno dall'altro. E quindi questi piccoli avvertimenti non erano tenuti in considerazione. Io ho visto molti film, specialmente i film con Sylvester Stallone, Rambo, e lui spara l'RPG-7 dall'elicottero, avrebbe fatto saltare per aria tutto quanto. Io quando gliel'ho detto, mi hanno detto, lo sai tu, ma 99,99% degli spettatori non lo sanno. Noi siamo qui a fare i soldi, no? No, a soddisfare quelli che conoscono la guerriglia. Ho conosciuto Roger Moore, Richard Burton, Richard Harris, Hardy Krueger. È stata un'esperienza simpatica, anche perché si erano messi in contatto con noi a proposito del Seychelles, quindi ci stavamo preparando a mettere i piani insieme, io e Michael.